Buongiorno, io sono Pasi Gianluca, tecnico di Geoplant Vivai. Nel video di oggi trattiamo un piccolo approfondimento che si aggancia ai video precedentemente pubblicati. Alcuni utenti hanno chiesto un chiarimento riguardante le diverse formazioni fruttifere presenti sul ciliegio e come distinguerle. Quello che sto per dire ovviamente è fondamentale ed è propedeutico poi a fare una corretta potatura. Allora, nel ciliegio fondamentalmente la formazione fruttifera principale è costituita dal mazzetto o dal dardo, che sono queste piccole formazioni qui, lunghe alcuni centimetri, che portano lateralmente un numero variabile di gemme a fiore, possono anche essere una decina per ogni singolo mazzetto, e centralmente nell'apice una gemma a legno, quindi una gemma vegetativa. La gemma a legno è quella che permette l'allungamento nel corso degli anni, le gemme laterali invece sono quelle che porteranno la fruttificazione ogni singola annata. Questa formazione fruttifera è una formazione vecchia, cioè quindi si forma nel corso di diversi anni ed è quella che porta la maggior parte del peso produttivo della pianta, quindi è una formazione che va ovviamente salvaguardata quando si effettua la potatura. Differentemente da questa formazione qui ci sono formazioni più giovani e sono poste sul legno dell'anno, cioè questo è un ramo misto che si è sviluppato nel corso del 2017, è un ramo che con l'intervento di potatura al verde che era da fare nel corso dell'estate 2017 avremmo dovuto cimare più o meno a questa distanza qui, salvaguardando le gemme poste nell'intersezione fra questo ramo e la parte vecchia della pianta, la parte diciamo che ha più di un anno. Queste gemme presenti nelle intersezioni, possiamo chiamarle gemme di corona, anche se un termine non è propriamente accademico, sono anch'esse gemme portatrici di fiore, quindi sono gemme che andranno a fiore nel corso della primavera 2018. E queste gemme vanno salvaguardate perché sono altrettanto importanti quanto quelle presenti nel mazzetto. Una pianta innestata su Gisela 6 in condizioni diciamo di media fertilità in pianura padana normalmente si considera che possa avere una produzione di circa 8-9 kg. Questo significa, considerando il sesto di impianto, una resa per ettaro di circa 140-145-150 quintali al massimo. Questa è la resa massima per ottenere un prodotto di prima scelta, per ottenere un frutto di ottima qualità. La pianta teoricamente potrebbe produrre anche molto di più. Se noi non potassimo questa pianta, potremmo raggiungere delle rese unitarie anche di 12, 13, 15 kg a pianta. Però sono troppi, perché in quel caso avremmo una percentuale consistente di frutti di seconda scelta, che ovviamente sono da considerarsi scarto. Oggi, quindi, quando si fa la potatura bisogna considerare che la pianta va equilibrata. Il numero di mazzetti non deve essere eccedente quello che la pianta riesce a sopportare, considerando una resa appunto di 8-9 kg per ogni singola unità. Qualora la pianta invecchiasse troppo rapidamente o ci fossero dei problemi di sovrapproduzione, un intervento drastico ma possibile è quello di andare ad eliminare i singoli mazzetti, quindi proprio con le forbici si tagliano in eccesso. Questo è un intervento però che viene effettuato solo in condizioni di estrema necessità. Quindi quando si effettua la potatura bisogna considerare che le ciliegie vengono raccolte su queste formazioni fruttifere qui, che sono i mazzetti, le formazioni principali, e sulle gemme poste nell'intersezione fra il ramo più giovane, diciamo così, e il legno più vecchio. Questo è quanto.